ha fatto gli stessi prodigi di Pelé a velocità doppia. Per me lui è un santo come altri che noi chiamiamo santi. Poi giudicare la sua vita, mi sentirei offeso io a giudicare la sua vita. È un calciatore che mi ha permesso di fare alcuni dei più bei servizi della mia professione. Ti racconto questa, semifinale del campionato del mondo del 90. L'Argentina incontra l'Italia e ai calci di rigore passa l'Argentina. Lui mi aveva promesso il giorno prima per telefono che se passava sarebbe l'Argentina scendeva subito per darmi l'intervista. Finisce questa partita, metà dello stadio muto, l'altra metà era per l'Italia, ma c'era la metà che era per Napoli, che aveva un peso anche più forte. Non faccio a tempo a entrare nel pre-spogliatoio, che già era lì Maradona, ancora vestito da calciatore, una valanga di giornalisti, specialmente argentini, che si precipita e lui fa: scusate, ma io ho un impegno con il mio amico Gianni Minà, grazie, arrivederci. Lui era assaltato e i giornalisti, la metà almeno, non erano mai corretti con lui, mai.